Beh, allora, questo progetto, qualche volta l'ho già detto per il mio paese, però questo progetto nasce da una mia esigenza principalmente, nata tanti anni fa. Ero in giro a cercare di imparare a cantare, mentre già, bello, adesso sta modificando il suono che almeno mi trasforma anche Facciamo un applauso ad Andrea, giravo un po' il mondo per lavoro, ho detto più volte che ho una famiglia, quindi nasco in una famiglia estremamente umile, quindi le possibilità economiche non c'erano per nessuna cosa, però mi sono dato da fare, ho cominciato a lavorare nella musica, avendo iniziato prestissimo a suonare, e questo progetto nasce dal semplice fatto che andavo in giro per il mondo perché non trovavo delle risposte alle domande che mi ponevo io per il canto e per la voce sul canto. Trovavo sempre delle incongruenze tra quello che io facevo studiando e quello che poi dovevo applicare. E allora ho detto, ma perché? Non so, qualcuno mi insegna pianoforte, io imparo pianoforte, imparo quello che voglio. Ma come mai nel canto questa cosa non accade? Mi sono documentato, ho cominciato a studiare, sono venuto che c'erano delle grandi falle, c'erano delle grandi confusioni, a riguardo piano piano ho sviluppato la mia metodologia, facendo ricerche scientifiche, ricerche ricerche musicali e poi applicando già dall'inizio le mie prime ricerche per un allievo che abbiamo portato avanti per tanti anni. Parlando di canto, di voce, di musica, come si è detto, il cantante è un musicista più o meno come tutti gli altri, cioè non cambia niente, il fatto che uno ci sia un musicista, che sia uno strumentista di violino, di chitarra, di batteria, di pianoforte. Nella voce non cambia niente, si usa uno strumento solo che invece di essere all'esterno è all'interno del nostro corpo. Quindi, se vogliamo, addirittura diventa forse un po' più difficile farlo professionalmente, perché non potendolo vedere, non potendolo toccare, non potendo padroneggiare con il nostro fisico direttamente su uno strumento meccanico, lo strumento meccanico risiede all'interno del nostro fisico, quindi diventa un po' difficile poterlo sfruttare a 360 gradi e nel migliore dei modi. Il problema è un po' questo, diciamo che il libro tratta del fatto che la musica è un linguaggio universale, vorrei che tutti conoscessero questo linguaggio proprio per capire anche la difficoltà e l'amore che ci vuole, la passione che ci vuole per poter cantare veramente. Al di là del bene o del male, cantare veramente già preclude il fatto che per forza uno deve farlo ad un certo livello, se no non saprebbe cantare. L'arte, il talento artistico, è una cosa che risiede all'interno di certe persone, no? E non c'è niente di male il fatto che ci siano alcuni che hanno talento artistico e chi non ce l'ha, perché anche avere la passione per la musica, per ascoltare la musica, ci vuole una passione incredibile. Non è detto che chi ha la grande passione di ascoltare la musica e diventa intenditore sia o abbia le possibilità di diventare musicista. Quindi io cerco sempre, quando arriva un ragazzo giovane da me o comunque anche uno non giovane, uguale, ma io vorrei sapere se sono un artista. Ecco, la mia risposta, che è anche scritta, è: l'arte risiede dentro l'essere umano, e l'essere umano in sé, se si concentra, sa da solo se è buono o meno artista. Il fatto che non sappia esprimere la propria arte è una questione di studio, di conoscenza, ma non posso essere né io, e non credo che esista al mondo, il giudice universale del talento artistico che viene qua e dice: tu hai talento, tu no, tu hai talento, tu no. Bisogna ricordarsi che uno dei miei insegnanti, che reputo uno di quelli che mi ha dato veramente tanto fuori da questo paese, mi ha detto: ricordati, non me l'ha detto in questa lingua, ma ha detto: ricordati che chi ti insegna deve insegnarti ciò che tu vuoi. E perché questo accada, devi essere un suo fan, intendo, cioè fan musicale, non fan per quello che è. Quindi ci vuol dire, devi essere, perché anche il concetto di fan noi lo viviamo in un modo, nella musica è un'altra cosa. Cioè, vuol dire, io devo andare a imparare da qualcuno che so che mi può dare, insegnare quello che io voglio. E purtroppo in Italia ci sono molti insegnanti che non sono preparati addirittura come dei ragazzi che
si presentano e sono più bravi quasi a cantare degli insegnanti. Questo diventa allucinante, perché a quel punto come puoi insegnare qualcosa qualcuno che è meno bravo o meno talentuoso, tra virgolette, di quello che gli capita davanti? Gli può magari insegnare qualcosa di quanto all'alto, dei fondamenti base, ma se il ragazzo deve diventare un professionista, c'è un professionista della docenza del canto. E questo è il punto fermo da cui io non transigo e non mi muovo. C'è sempre un, quando si scrive, ma come scrivere un libro, scrivere una canzone, c'è sempre la domanda che ti pone in continuazione se poi tutta questa fatica può arrivare da qualche parte, può essere utile, no? Cioè, perché uno quando fa qualcosa del genere cerca sempre di farlo per un bene, no? Finale, quindi per aiutare le persone. Il problema è che a volte magari può questa cosa non essere capita, può non arrivare a questo concetto. Questo libro nasce nella scrittura e nella stesura e nel mondo della mia scrittura. Non è che io voglio fare lo scrittore, perché non mi reputo uno scrittore, non sono uno scrittore, sono un musicista, sono un cantante, sono un ricercatore, sono per amore insegnante, che vuol dire che ho studiato per poter insegnare, ma ho studiato anche come cercare di poter aiutare gli altri artisti. Quindi per questo nasce come aiuto, come forma d'aiuto inizialmente per altri artisti. Aver scoperto delle cose, aver ricercato, aver capito, aver compreso, creato una metodologia, nasce con questo spirito. Ecco perché vorrei che questo libro fosse in qualche maniera distaccato, dissociato, no? da un discorso mediatico, anche perché all'interno del libro non è che parlo del mondo mediatico come se fosse la mia linfa vitale, ma non dico che è il contrario, però parlo di arte, parlo di canto e parlo di scuola, di ricerca, di musica e di passione, che non ha niente a che fare poi con quello che sono i media. Sì, parli soprattutto di musica e parli anche di tanti artisti, di tanta musica, e forse è quello che pesa, no? Cioè, il fatto di pesare qualcosa, il fatto che devi scrivere, devi far comprendere che quello che stai dando e che stai facendo lo stai facendo con il cuore, non con un interesse, anche perché alla fine non diventerò mai ricco con la pubblicazione di un libro, non è questo il mio intento. Lavoro con la musica, questa è una forma d'aiuto, poi spero che arrivi il più in là possibile. Sounds funny, but a chance can still the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. It seems to me, girl, you know I've done all I can. Yeah. You see, a bag is stolen, I borrowed. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy. Oh. I'm easy like Sunday morning. About to put chains on me. Yeah, I bet my due is to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. Oh, I know I have them when I try to fake it. Oh. Io ormai faccio veramente fatica a dormire, però io sentivo questa musica completa in testa, una grande orchestra, sentivo tutto, cioè tutti gli strumenti, una cosa bellissima, solo che andavo praticamente fuori di testa, ascoltavo questa musica, andavo specialmente di notte, perché non ero distratto da cose del giorno, continuavo ad ascoltare, era un volume molto alto, e poi non dormivo perché ero affascinato da tutto questo. Poi
studiavo questo sistema pianoforte, finché un bel giorno volevo fare il cuoco, volevo fare il pittore, volevo fare tutto, insomma, da moletta, da mio zio, mia madre. Quando decisi un giorno, a 12 anni, prima di fare le ultime scelte, mamma, papà, voglio fare il musicista. Mia madre è svenuta, già io non ce la passavo bene, poi se tu vuoi fare il musicista... A quei tempi te l'ho detto, oh, bimbo mio, esatto. Il pezzo di carta. Esatto, quindi sento quello, mio padre invece ha detto assolutamente come Dio vuoi. Da quel momento ho preso quella decisione, non è che è andata via, è diventata parte integrante della mia vita e non mi dà più fastidio, ce l'ho sempre in testa, perché questa musica non è una cosa che mi distrae, anzi nel momento giusto mi fermo ad ascoltarla.